ragazzi e bentornati a My Show. Siamo tornati con The Quarry. Io vi ringrazio per tutto il supporto che avete lasciato alla primissima puntata. Bellissimo essere tornati con una bella serie. E sì, girano già clip su Instagram e TikTok. Si continuate a supportare con un bel mi piace. Superiamo di nuovo 30.000 mi piace per questo video. Anche perché domani è il mio compleanno. Fammeli domani gli auguri, non prima. Capitolo 1, Hackett's Quarry, nel cuore. Dai ragazzi, non vedo l'ora di iniziare. Anche se forse già questo sarà un nuovo episodio, però ci penserà il Mac del futuro a introdurvi. Adesso inizia veramente The Quarry. Sì ragazzi, sarà proprio quel film americano con gli amici che vanno al campus estivo, ma non sanno che in questo posto si sono consumate le peggio amenità, le atrocità, mostri, serial killer. Ci aspetta veramente di tutto. A presto! Pace e amore! Vediamo, ragazzi! Sì! Hackett's Quarry nel cuore! È agosto, quindi? Sono passati 2 mesi. Quanti cuori spezzati quando finisce il campo! È l'apocalisse dei romantici! Ah, cinico, gli passerà, ragionevole. Ah, gli passerà. Beh, alla fine sono solo ragazzi. Vedrai, gli passerà. Come a te con Emma. Cosa? No, non è la stessa cosa. Quindi non sei di malumore? Non sono di abbiamo passato l'ultima notte insieme, va bene così. Oh sì, così bene che non rivedrai la tua dolce orsacchiotta speciale. Cazzo, ci hai sentiti? Ma scherzi, le pareti della casetta si reggono con lo sputo. Ok, smettila. Non è sputo. Ok, piantala. Ciao Emma. Ehi. Ok, direi che... Sai che esiste la consapevolezza dello spazio? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Eccomi ragazzi, sono tornato perché è adesso che inizia, oltre che The Quarry, anche la puntata, perché prima, quello che avete visto prima era ancora il continuo della scorsa, poi ho deciso di tagliare. Allora, due cose. La prima è che da adesso noterete i sottotitoli molto più piccoli. Diciamo che ci sono o grandi grandi come avete visto o piccoli piccoli come adesso. Però inizia adesso ragazzi, infatti vediamo. Allora, noi siamo... Jacob, penso che sembrerebbe avere del tenero con una certa Emma. Sembrano i VHS dei film di una volta, dei video nasty. Guardiamo il suo percorso. Beh, il percorso è come ce lo uccidono. Va bene, va bene. Gli indizi che fanno le prove. Penso che adesso andremo un po' a fondo su sta storia, ragazzi. Perché gli Hackett, chi sono? Che fine hanno fatto? Perché non c'era nessuno? Ma soprattutto sono passati 2 mesi da quei fattacci e questi qui sono arrivati alla baita. Quindi qualcuno gliel'ha aperta. Diciamo che la vita è andata avanti, no? Solo che loro sono spariti. La macchina è rimasta lì. La macchina dei nostri amici non c'è più. Molto strano. E soprattutto campo. Ah ecco, baita del campo. Costruita come fulcro il campo estivo. Beh, ok. Qui ci sono Dylan, Emma, Jacob, Caitlin, Nick e Ryan. Ok. Tanto quella Caitlin, ragazzi, che film ha fatto? Che faceva Zack e Cody al Grand Hotel? Parkour proprio. Casette del campo. Qua invece c'è Abigail. Sotto supervisione dei nostri tutor, il grande albero al centro della casetta simboleggia la crescita di tutti i nostri campeggiatori. Ah, forse Abigail è un'altra tutor. Loro erano dei tutor che sono morti. Vabbè, dovevo prendere quello. Ma è l'ultima cosa che voglio fare, sinceramente. Voglio andare a esplorare. Perché la vecchia, avete sentito? Ha detto, ci sono delle cose, dei segreti, tu cerca meglio. Ho capito. Chissà cosa uccide i cervi. Avviso di caccia. Ovvero un avviso che informa di una diminuzione della popolazione dei cervi negli ultimi anni. La stagione di caccia viene sospesa fino a nuovo inizio. Chi uccide i cervi? Direi un uomo cane? Bisogna capire pure chi è sto Ian. Ragazzi! È interessante sto gioco, eh. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Già. Parla per te, insegna. Vedete? Sì, ragazzi, lì, in quel posto, è capitato il fattaccio. Allora, facciamo anche la conoscenza... di altri personaggi, questo chi è, per esempio? E tu chi si? A chi si figlio? Stando ai resoconti del giornale locale, la North Key Gazette, valle di fieno preso fuoco la sera Ehi, che stai... cosa ascolti? In un attimo tutto quanto era avvolto dal fumo.
A posto. Buon per te. Bella. Uomo di tante parole, direi. Jacob c'ha il cappellino rigirato come me, ragazzi. Quindi è uno che proprio sfoggia grande personalità. Cioè, tra l'altro, è pure un sottone di sta certa Emma. Questo posto non si può aprire. De giorno, vedi, non è manco male sto posto, eh. Giusto? Ah, che cazzo. È chiuso. Ehi. Ehi, una mano con i bagagli, magari? Oh, è che in questo momento stavo giusto riparando la porta e... Dylan, andiamo. È rotta. Dylan, aspetta. Non posso, è che... Devo prendere le ultime valigie, dai. Che non va, si sta chiudendo. Dylan, aspetta. Scusa, amico. Pesci in faccia, ottimo, proprio. Grazie mille. E de che, de che. Allora, beh, ragazzi, mi aspetto proprio le classiche ragazzate, eh. Packet query. Summer cup. Targa del campo, vediamo un po'. Campo estivo di Hackett. Fu aperto nel 53 e esiste ancora oggi, quasi 70 anni dopo. È rimasto uguale, cioè scricchiolante così dal 53. Però vedete, il posto è bello, dai, è un posto magico. È giorno, che gli vuoi dire? Cavolo. Come te ne vai da un posto così? Ecco la macchina. Un quadro di Bob Ross. Però ragazzi, avete visto? Lì ci stavano delle mosche. Vabbè, il posto... suggestivo, qua raga. Ci porti la tua ragazza. Io non devo prendere le valigie, sto a far ladro. Salto. Ok, sto dentro. Questo sta a fare tutto quello che non dovrebbe fare proprio. Horror. Io odio l'horror. Ci sei finito dentro, fratemo. C'è tanto da esplorare, ragazzi. Molto di più di quanto mi aspettavo. Cos? Ah, un tarocco ho trovato. La temperanza. Temperanza, avere equilibrio, consumare con moderazione o viziarsi nell'eccesso. Temperanza, prendere o lasciare, ma ricorda, certe volte con la temperanza arriva una tarda gratificazione. Oddio ragazzi, mi sa che qua non ci avremo le premonizioni, ma ci avremo tipo ecco queste cose. Ma stare chiusi qui non deve essere bello. Che è la cella frigorifera? Vabbè. Stiamo esplorando, ragazzi. Questo è un momento un po' di break dopo l'ansia che abbiamo preso nella prima puntata. Ci serve perché più esploriamo, più troviamo indizi, più capiamo dove siamo e magari ci può servire per un domani. Queste sono delle pinzette. Ma loro stanno andando via. Stanno andando via. Cavolo, allora non devo prenderla. Ah, cavolo, volevo esplorare ancora un po'. Speriamo che abbiamo ancora un po' di opportunità. Ok. Ho i bagagli. Bravo, solo soletto, eh? Già. Eh sì, c'era ti quella ci dovrai Emma. Abituare. Oddio, sei proprio cattiva. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ok, non mi stai dicendo la verità su te, Emma. Fatti cazzi tua. Fatti affari tuoi, infatti, scusa. Ma fatti cacchi tua. Ok, mi hanno appena detto che è pronta una padellata di cazzi tuoi, Caitlin. Oh! Scusa se volevo aiutarti. E farmi sentire uno schifo dopo che mi hanno scaricato e aiutare? Ah, la trama si infittisce. Allora ti ha scaricato. Cosa? No! Aspetta, senti qua. Prima ha pulito il bagno, poi ha buttato la spazzatura e poi se n'è lavata le mani. Bye bye, Jake. Ora il bagno sgombro, le mani pulite ed è disponibile. Ok, hai finito? Posso andare avanti i giorni. Ah, guarda lui proprio con la faccia. Porca ma questa poca che ruota. Allora, divertito. No, grazie. Ah, continua pure, dai. Oh, perché non ci provi allora? Devo risparmiare fiato per il viaggio. Oh, sono certo che troverai un modo per rompere quel bellissimo silenzio. Oh, già? Sarà divertente e per niente imbarazzante. Grazie, amico. Sapete che secondo me lei un po' ci pende? Almeno quest'estate io mi sono dato da fare. Che stai cercando di dire? Ryan. Che c'entra? È un... ragazzo, qui al campo.
E ha quel fascino sexy e irresistibile da sociale convinto che non fa assolutamente per me. Oh, la trama si infittisce. Quindi ti ha davvero scaricato così? Sì, cambia discorso. Tecnicamente no, ma sai com'è? Lei ha capito che aveva i suoi progetti. E io avevo i miei e che doveva finire oggi, capisci? Oggi è nel passato, no? E non avete considerato un rapporto a distanza? Ma sì, ma che dici? Oh, cavolo, quella bambola ti ha davvero rigirato come un calzino. Facciamo il duro, ma è solo una storiella. Loro sono stati qui in vacanza quando abbiamo visto quel pullman che se ne andava. Se ne stavano andando, quindi altri ragazzi se ne sono andati. Loro sono gli ultimi rimasti, ok. Ok, mi piace, non lo faccio il duro, raga. No, ma intendo sul serio, dai, hai ragione. Era solo una stupida storiella estiva, che altro potevo aspettarmi? Oh, vediamo. Amore, stabilità, fidanzamento, matrimonio, casa, figlio, amante, figlio, divorzio, solitudine, pagare gli alimenti, affido congiunto. Ritorno di fiamma inatteso, nido vuoto, pensione, nipote... casa di riposo e, infine, morire uno nelle braccia dell'altro e venire sepolti abbracciati come quelle mummie millenarie che vengono rinvenute a Roma. A Roma! Una cosa così, no? Oh, a scusa, Pompei, eravamo forse. Io e Ryan. Vediamo. Ecco qua. La tua dice solo Pompino. No, mi dissocio, oh, mi dissocio. No, è la lista che vale per tutti gli uomini. Oh, direi accurata. Che era quella? Ok, siamo sicuri che questo scassone non ci lascia per strada? Valuta tu, spero di no. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Ehi, oh sì. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Beh, io non ho ucciso, per ora, ma sembra molliccio. Ehi, smettila. Ok, quindi... Solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui, cosa dovrei fare di preciso? Beh, forse staccare il tubo del carburante o, non lo so, togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Ma no, non è ci credo. Una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake... Tu lo sai che, anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì. Certo. Ma questi stanno d'accordo con sì, lei... Staremo a vedere. Lei se ne sta con Ryan. Oh, ragazzi, tu del carburante o spazzola? Ruba, rompi. Se la rubo, magari poi dopo gli altri scoprono che è stata colpa mia e... Me se inculano, sono detto proprio in francese. Se la rompo però, è vero, dico, se è rotta non è colpa mia, però, visto che io ragazzi sono uno sempre un passo avanti, se un domani ci bracca un cane uomo o peggio un serial killer, come se scappa se la macchina è rotta? Invece se l'ho rubata basta che rimetto il pezzo. Per le nostre chance di sopravvivenza è meglio rubare, per l'integrità morale del Jacob sarebbe meglio rompere, però è un sottone, raga, è un sottone e un cretinone, quindi ruba. Tra l'altro lei complice del misfatto, eh? Solo che ragazzi, cioè, rendetevi conto, ci abbiamo horror e gossip nella stessa storia. È il gioco mio questo. Vai, abbiamo scelto il percorso. Tu vieni con me. Ti rimetto a posto domani. Né danni né problemi. Qui, belli miei. Non ti sembra che tramino qualcosa? Ehi, Jacob! Cosa? No, dai, cazzo! No, dai, davvero! Al volo! Oh, Nick! Oh, aspetta. Vai. Prendilo, dai. Boh! Oh! Prendi questo! No! Oh, cavolo, bella presa! Idiota. Cosa che Jacob... Ti lascerei dei bigliettoni. Io ti sono circondata da idioti. Oh, meno male. Va bene abolire la tecnologia qui, ma ridatemi il mondo. Speravo che Mr. H mettesse almeno in carica i telefoni. No, non è mai Mister colpa H. tua, vero? E comunque, ti converrebbe conservarlo solo per le emergenze. A meno che essere mollato non sia un'emergenza. Oh, colpito! Mazza, ha preso in giro da tutti, Guarda lui. Almeno io ci ho dato dentro. Infastidito. Gira larga, coglione. Stupido. Ok, beh, almeno io ce l'ho avuta una storia quest'estate. Cavolo, ci ha steso.
Beh, sai, magari non interessa a tutti avere una pesca. Ok, rinfoderate i peni e continuiamo il duello in macchina, eh? Ma la macchina l'ho rotta, dove stavi con tutti me? Gli altri? Ora perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di Nick, sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, sì, certo, continua a sognare. E intanto sei rimasta con la minchia a secco. Ok ragazzi, mi dispiace che avrei voluto esplorare un po' di più, però ho preso le borse e vabbè. Comunque state capendo le dinamiche tra questi qui. Allora, qua invece siamo con Abigail. Credo di sì, c'è la quercia. Questa è il dormitorio. Casette del campo di Agatha Quarry, ok. Lei è Abigail. No, lei... Chi è questa, ragazzi? Sembra l'attrice di Modern Family. Vabbè, chi se ne frega, d'altronde. Però dobbiamo delineare i tratti di questi personaggi. Ehi là, festaiola. Aggiornamenti? I pargoli se ne sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Oh... Oddio, ti ridaranno il telefono, vero? Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa palude puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Fanculo. Sì. Beh, è chiaro quello che dobbiamo fare. Trovare una chiave? Scriverci il destino. E con il destino intendo sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Ma facciamo la irruzione, che ce frega. Ok, d'accordo, ma se finiamo nei guai... Sarà il nostro segreto. Aspettate, sapete perché ho scelto di fare irruzione? Perché questa Abigail stava disegnando Emma. Secondo me lei è innamorata di Emma, almeno da quelle poche cose che abbiamo capito. Cioè, questo è quello che ho capito io. Signora Racket lo scoprirà. E allora? Penserà che è stato un orso. Hai visto orsi in questi boschi? No, ma non vuol dire che non ce ne siano. Tusce. Bene, ciao. All'opera. Al tre. Uno. Due. Tre! Beh, ho capito. Non è che si sfondano così. Era aperta la porta. Pensare positivo. Perché ti do ancora retta? Perché ho sempre ragione. Sicura che daranno la colpa a un orso? Oh, mio Dio, rilassati, non abbiamo ucciso nessuno. Ancora? Ok, allora io do un'altra occhiata in giro, controllo che non ci sia altro. Divertiti. Sì, sì, lei sembra proprio una ragazza quelle proprio disinibite, con tanta personalità, no? Sicure di se stesse. E forse la nostra Abigail ne è caduta vittima. È della piccola Izzy. Bello. Quanti anni c'ha? 200? Voglio fare un gioco. Senza un occhio. Me lo conservo, ragazzi. Perché lasciarlo qua, dai? Ti riporto da Izzy. Eh certo. O chi è Izzy? Non lo sapremo mai. No, in realtà lo sapremo. Percorso aggiornato. Ok. La tana del bianconiglio. Qualcosa si diverte a giocare con te. Ma forse puoi ribaltare la situazione prendendo un percorso inesplorato. Ricorda, ciò che sembra insignificante potrebbe rivelarsi la tua ultima risorsa per sopravvivere. Dobbiamo capire, ragazzi, sta questione dei percorsi, come si intreccia. È per questo che questi giochi è bello rigiocarseli più volte. Ma vi ricordo la run sbagliata del 14 in compagnia. Allora ci divertiremo un mondo. Allora. Ok. Questo posto è stato sul giornale. Ritaglio di giornale. Un ritaglio del giornale locale, la North Kill Gates. Vabbè, non sembra recente. Parla di un incendio. Sarà stato qui ad Agatha Quarry? Un grande incendio. Sono tutte cose, ragazzi, che... Sono piccoli pezzi di puzzle che poi rimetteremo insieme più avanti. Non riesco a credere che mi mancheranno questi materassi sgangherati. Ok, ragazzi, esploriamo qua intorno, eh. Che dobbiamo fare? Dai un'ultima occhiata alle casette. Un registratore. Dylan non sarà felice di sapere che i ragazzi l'hanno lasciato qui. Lo dirò a Chris quando lo vedremo. Canzone del campo, eh? Mazza, 200 anni fa quel registratore. Devo stare attento, ragazzi, perché secondo me qua ci sono degli indizi belli e buoni. Ah, vedi?
Tutorial sbloccato, prove. Cacchio. Speriamo che Jacob non lo veda. Jacob, perché? Ma che cavolo è? È di Dylan? Non sto capendo. Attacco da 3-2-1. Sarà strano svegliarsi senza gli annunci mattutini di Dylan. Ah, qua c'è la radio. Oh, segnatevele ste cose, ragazzi, perché dobbiamo sopravvivere noi, eh. Opla. Oh. Oh. Che era quel rumore un po'... Allora, vediamo un po'. Una sega elettrica? Così. La radio. Vabbè. M'ha inquietato un attimo il rumore. Allora, raga. Una cosa... In tutti i casi abbiamo sentito parlare del signor H, il signor Hackett. Quindi il signor Hackett è qui. È reale, esiste. Non è che è il poliziotto il signor Hackett? Sarebbe strano, no? Sarebbe... Oddio, non sarebbe così strano in realtà. Vabbè. Però esiste. Sono passati però solo 2 mesi da quando è successa quella cosa. Ehi! Smettila subito! Che ha beccato la corrente. Credo di aver esplorato tutto stavolta. Seguite? Sei pronta? Andiamo. Andiamo. Sì, penso di aver fatto tutto, ragazzi. Abbiamo anche trovato delle prove. E che... adesso sciogli le briglie e vamos, hermana. Sei sempre così... teatrale? Odiosa. Sicura di te. È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è essere se stessi, ma ad alta voce. Dovresti provarci anche tu. Magari poi potresti far colpo. No. E comunque è tardi. Per cosa? Tu e Nick? Non lo saprai se non ti metti sul mercato. Oh, aspetta, aspetta. Ottima guida, Tex. Ma immaginate nella run sbagliata qui che sbagli apposta. Allora, tanto per dire, mettiamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua, un po' come te, Jacob. Aia. In realtà è molto dolce. Però... Perché hai chiuso? C'è un problema. Avventura estiva, viviamo almeno a 4 stati di distanza, lui è d'accordo? Eh sì. Ma vale per noi? Per te, Nick, magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivigli. Ho già la sua email. È in quei moduli del primo giorno. Email? Hai 90 anni. E perché no? Mi mancherai tanto, Abby. Ah, allora decade la mia idea. Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. Dritto alla baita o strada panoramica? Allora, la testa dice dritto alla baita. Cioè, nel contesto in cui Abigail disegna Emma, sembrava un po' innamorata. Insomma, subisce un po'. Secondo me dobbiamo andare nella strada panoramica. Questo è quello che farebbero loro, ragazzi. E va bene, ma quale trionfo? 2 mesi, niente tecnologia. Non mi è dispiaciuto essere offline. A me sì. Sono mancata ai miei follower. Ovviamente le ho messe completamente in pericolo, sono sicuro. Ma ce l'hanno il telefono o no queste? Sarcastiche, come farebbero senza di te? Te credo. Oh, come avranno fatto per 2 mesi senza di te? Vorrei farti notare che ho una fanbase molto esigente e partecipativa. Io offro contenuti molto utili ed educativi sullo stile di vita sotto forma di divertentissimi monologhi. Hanno bisogno di me. No, come no? Sei il loro faro. Beh, sì. Scommetto che saranno felicissimi del tuo ritorno. Vabbè, a parte ragazzi che è giorno, quindi possiamo pure prenderla sta strada. Ecco il mio posto. Il falò? No, l'isola. È molto intimo, no? Sì. Ma
quello non è fumo. Oh. Dovremmo avvisare? No. Abbastanza contenuto. Sarà solo Mr. H che brucia qualcosa prima di... beh, di chiudere per l'estate. Già. A proposito, direi che è il caso di andare. Ah, già. Temi che Nick se ne vada senza di te? Ma no, no. Ci staranno aspettando. Mm-hmm. Ci aspettano tutti. Tutti, sì. Nick, ti aspetta. Tutti. Stessa cosa. Sarà solamente il signor H che brucia dei corpi. Oh. Ci hanno avvistato, sì. Ci hanno avvistato, anziché no. Però allora a sto punto, ragazzi... oddio, non è che è la ragazza che aveva sedato? Potrebbe, eh? Allora, siamo nei panni di Dylan. Ingresso del campo estivo, Hackett Quarry. Tranquillo, Jacob, ci penso io. Io sono carico al 100%. Meno male. Affanculo. No. Idiota. Non va più di moda caricarli? E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al mondo. Invece che nel tuo? Cosa? No! Questo vuole le botte, eh? Dylan vuole le Vado botte. Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Eccole! E belle de notte. Ehi, hey, Nick! Ehi, voi dove eravate? Lo vuoi sapere, eh? Ignorala, ti prego. Andiamo! Devo solo caricare questi bagagli su quel coso. Oh, no, aspetta, lascia che... ci penso io. Posso pensare da sola ai miei bagagli, grazie. Oh, sei sicura? No, perché per me non Può è un problema. Può pensarci da sola ai bagagli, grazie tante. Possiamo entrambe pensare da sole ai nostri bagagli, grazie. Vabbè, mica t'ha detto, cioè, se sa fa una carineria, beh. Oh. Vabbè, vabbè. Queste ragazze del Texas. No, non lo so se è del Texas, però vabbè. Guarda la collana più brutta della storia. Dai un colpetto, che vuol dire? No. Oh, Abby, ok. Ti serve... Sì. Posso... Grazie. A lei proprio gliel'ha lanciato. Meno male che c'è sta lui, eh. Da lei... Stasera... stasera si scortica. E avete visto Ryan? Ah sì, di sicuro è in giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Sono qui. Ah, era quello silenzioso. Che ci facevi lì sotto? Il solito menage a uno? In realtà stavo ascoltando un podcast. Oh, un podcast, questo è figo. Di che parla? È tua sorella. Caudo. Parla di me. Oh, mi sa che Ryan, raga, è proprio... No, scusate, non Ryan, questo qui. Dylan mi sa che è proprio il più stupido, eh? Dai, facciamo gli studi. Già, di che parla? Magari di me? Tu credi che ascolterei un podcast che parla di te? Se ci fosse un podcast su uno di noi, sarebbe su di me. Certo, e sarebbe intitolato L'incredibile vita di una faccia da culo. Oh mio Dio, ma quanto sei infantile! Almeno io non ho la faccia come il culo. No, no, è... È un podcast sul paranormale, un episodio su una leggenda del posto. La strega di Hackett's Quarry. Oddio! La chi di cosa e dove, scusa? Cos'è la strega di Hackett's Quarry? Ma te lo dice? Non conosci la strega di Hackett's Quarry? Secondo te perché te l'ho chiesto, genio? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Non penso proprio che voglia sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? Che pure è difficile da dire, è insomma. È solo una vecchissima storia per bambini. Dice che pare ci sia una anziana che è morta in un incendio. Brividi. Diversi anni fa. Brividi, ora, ragazzi. Cerca nel bosco il suo bambino perduto. Oh, pelle d'oca. E si sentono dei sussurri in tutto il bosco. E c'è questo fantasma che gira, insomma, niente di nuovo. Qualcuno dice che se ti trova in giro da solo... Prova a trasformarti in suo figlio. O ti uccide o... qualcosa, non è molto chiaro. Comunque... strega di Hackett's Quarry. Te lo sei inventato. Ne parlano nel podcast, giuro. Bella storia, amico. Cacchio, ragazzi, oh! C'ho i brividi, veramente. Comunque, avreste dovuto vedere la prima volta che l'ha raccontata ai bambini del campo. Li ha traumatizzati a vita. Oddio, non a vita...
Bisogna stare attenti con queste cose, è tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzate. Cosa vi trattiene, hacchettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. H! Forza, eccolo! Allora. È tempo di sloggiare. Mamma mia, ragazzi. Scusa, Mr. H! Abbiamo dovuto liberare alcuni bagagli. Shh, sta zitta! Se qualcuno non avesse perso tempo a cercare di far colpo con storie di fantasmi... L'hai chiesto tu! Storie di fantasmi? La strega di Hackett's Quarry. E le chiavi del furgone, Mr. H. Ah, sì, giusto. Davvero. Perderei la testa se non l'avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Vieni a darmi una mano, Ryan. Oh, sì. Ehi, Mr. H. Che c'è, DJ Dylan? Sarebbe possibile ricaricare il telefono? Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. Ammazza, oh, scordatelo. T'ho chiesto un favore. Come no problem? Cazzo. E dai, ho chiesto una cosa easy. Ehi, bro, io sono tipo il fra più easy della storia. Ci sto dentro, bro. Voglio solo un po' di musica per il viaggio, dai. Ok, basta così. 5 minuti, mi bastano davvero solo 5 minuti, bro. Ha detto no, Dylan. Sì, lo so, stavo solo... Beh, ma che t'ha chiesto? Va sul furgone, ok? Vabbè, si sta delineando un po' il carattere di tutti, però non pensavo che David Arquette, attore di anni 90, okay, 2000... Chris, sono contento che abbiamo un momento per parlare. Pantaloncini. Non mi vorrai licenziare. No, non è... ecco, vedi, è per quella cosa di... con... Dammi un minuto, per favore, devo rispondere. Oh, sì, sì. Oh, scusa. Pronto. Io riglierei. Cosa? Perché sono ragazzi. Non è che possa cacciarli via così. Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe e lo sai, non vogliamo. Vedi di non correre, ok? Tranquillo, ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se è ancora in giro, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Lo sappiamo entrambi. No, perché? Sembra sparito. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. Forse cercano, certo, il cane. Adios. Ah, ecco perché non voleva ricaricargli il telefono, perché ti deve mandare via? Scusa, io non ascoltavo. Stavo solo... cioè, ho sentito... intendo, non ho sentito cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti ho fatto aspettare. È deluso da me, eh? Vabbè, ma lascia un po' il tempo che trova sta roba, ragazzi. Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai... E comunque, stavi per chiedermi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì? Cioè, io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni. E gli frega niente a lui. Al campus e mia madre non è presente. Non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Bene. Ehi, va tutto bene? Hai un appuntamento? Ah, beh, se solo sapessi. Quindi, di cosa volevi parlarmi? Sei uno dei miei tutor preferiti, Ryan, lo sai, vero? Uno dei migliori. Ma... sai quante chiamate ricevo dai genitori? Lettere su lettere che i bambini terrorizzati mandano a casa. No. Oh, io non ci ho pensato. Fidati, se i bambini scappano dal campo per la paura, gli affari poi vanno maluccio. E quindi magari puoi
evitare le storie di fantasmi. C'ha ragione, ragazzi. Però lui mi sembra un bravo ragazzo, quindi si dirà dispiaciuto. Scusa, non me ne ero proprio reso conto. Devi capire che le tue azioni hanno delle ripercussioni. È fondamentale per un tutor, per un capo. Già. Limitati al kumbaya la prossima volta. E sarebbe? Non si canta più il kumbaya? Santo cielo, sono troppo vecchio per queste cose. Il bello è che lui c'ha pantaloncini, ragazzi. Io sto pensando solo che lui c'ha pantaloncini corti. E mi fa ridere. Chris, dimmi, che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Perché? Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. E senza sicurezza non c'è divertimento, lo sai. Dammi un minuto. Ma si può sapere dove le ho messe? Ti posso aiutare, Fra? Mi saluteresti, Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Ne rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee... Beh, deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Saranno i figli, per caso. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager. Dico bene? Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Stiamo ottenendo un sacco di informazioni. Ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui... Ce l'avrei ancora in tasca, eh. Dove le avevo lasciate? Squagliamocela. Il peccato che il furgone non funzionerà, signor Chris. Vabbè, ragazzi, stiamo ottenendo un sacco di informazioni che sono sicuro che ci torneranno utili nel momento giusto. Perché poi questi giochi sono così. La personalità dei personaggi. Assicurati che siamo pronti ad andare. Stavolta sul serio. Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? Non l'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. Ho capito, una settimana si sarà scaricato, no? Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene, perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa. Allora, lui ci sta proprio a cacciare. Qual è il problema? Cacchio, non lo so. Penso sia un problema al motore, Mr. H. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... caput. Fammi provare. Cosa te l'ho detto? Ok, è andato. Forse stai sbagliando qualcosa. Ho detto povero ragazzino. Basta, tutti e due. Merda, muoviti, dai. Calma, scendi. Ho capito. No. Arriva il capo, Oh, merda! Eppure vi avevo detto di controllare tutto! L'abbiamo fatto, infatti dovrebbe andare. Ah sì? Beh, i dovrebbe non portano mai da nessuna parte, non credi? Oh, merda! Beh, chiami un taxi e se li porta via. In un hotel, magari okay. In un hotel qui vicino. Ok, non è un problema grave, passeremo un'altra notte qui. No! No! Stai zitto! Fammi pensare. Raga, ma questo stava organizzando un'orgia. Lasciatelo verde, no? Ok. Calma. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione. Oh, è il mio momento. Quindi, che devo fa? Ryan, vieni un secondo. Devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte, nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito?
Ok. È finita. Lui se dà. Domattina sul presto sarò qui. E vi spedirò tutti a casa. Devi solo tenere tutti quanti all'interno. Promettimi che lo farai. No. Sì, sì. Sì. Certo. Sì, non usciremo. Non usciremo. Ecco, bravo. Allora, lui sa qualcosa. Chiudi le porte. E vedete di non fare troppo rumore. Sì, 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 lui sa qualcosa, perché stanotte succederà qualcosa. Quegli uomini dall'altra parte del telefono hanno chiaramente detto sbrigati, Secondo me loro andranno a caccia del cane uomo lì. Comunque, questi sono del posto. E quindi, che diavolo voleva? Beh, ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma? Emma che? Stiamo scherzando! Che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare. Sì. Oppure... No. Oppure possiamo fare qualcos'altro. Posso dire una cosa, ragazzi? Perché io ormai da vecchio boomer, quindi diciamo, di fronte a un tizio come Dylan, proprio le scudisciate sul viso. Calma, t'ha detto stai dentro, no? Non è che stai a fare l'avventura, ma che dove devi andare? Allora, finché è giorno pure, ma quando è notte, che devi fare? Ok? Cioè, sta gente che deve per forza fare cose. No, rientrate dentro. Io per Ryan sarei uno che insiste. No, no. No, 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 no. Diamo retta a Chris e facciamo come ha detto. Ti pareva. Chi se ne frega di quello che dice Chris? Non è più il nostro capo adesso. F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok, ok, ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. Ma siete in sei, ma che dite fa? Ma riposate, no, domani mattina partite. Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Sì, ci sto. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? Come vuole il popolo. Grande, ok. Tu che dici? Sì, ci sto. Il signor Hackett ha insistito molto perché rimanessimo all'interno. Voleva solo spaventarci, capisci? Come... E quelle stupide storie spaventose di Ryan. Perché dovrebbe spaventarci? Raga, io insisterei. A costo di mettermi contro il gruppo. Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Gesù Cristo. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa. Andiamo, è l'ultima notte. Sì, guarda, ma... che non lo saprà mai. È che glielo prometto. No. Ehi, va bene. Tranquillo, ok? Ti capiamo. Sì, non vuoi deludere Paparino. Io lo so quello che state pensando, però secondo me è la scelta giusta. Lo so che poi il gruppo si metterà contro Ryan, però Ryan deve fargli capire le cose. Però non credo che ci tengo sia la risposta giusta. Vabbè, sì. Assecondiamo i matti. Come vuoi tu. Andrà tutto bene, credimi. Ci divertiremo. Sì, l'ultima notte in tutti i casi. Ok, ok, accattieri. Comitato della festa, forza, dai. Ok, per prima cosa, Nick e Abby, ci serve della legna. Emma e io andiamo al negozio a comprare qualcosa. Mentre Dylan, tu, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Ok, andiamo. Ok, dividiamoci e moriamo, vai. Raga, io non lo so che succederà, però... Jacob, se non chiavi, visto che hai fatto tutto sto casino tu, guarda, è ridicolo, eh. Questi poi ci sparano pure. Immagini? Oh, cecchinato. Ah! Oh mio Dio, raga, oh mio Dio. Il vecchio è il pazzo. Se beve il sangue umano questo. Oh no. Ma dove siamo finiti?
Vediamo su quel cartello che c'è scritto, eh? Hunting season, stagione della caccia. Vabbè, però potrebbe essere sangue animale, dai. Voglio dargli il beneficio del dubbio. Oh, il carosello, il circo. Speravo nel tuo ritorno qui da me. Sì? Vediamo cosa hai trovato. Temperanza. Avere equilibrio. Consumare con moderazione. O viziarsi nell'eccesso. Temperanza. Prendere o lasciare. Ma ricorda, certe volte, con la temperanza arriva una tarda gratificazione. Posso mostrarti dell'altro, se lo vuoi. In che senso? Allora, ragazzi, io non vorrei rovinarmi mostrando le cose, però devo anche capire com'è la meccanica. Vediamo di più. Speravo dicessi così. Cioè, forse sbloccando i tarocchi poi ci fa vedere il filmato? Penso che sia questo. Dovresti andare. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. E trova anche le mie carte. Ok, signora.